Han Solo, ti faccio un culo. Checco Zalone ritorna al cinema, il film si chiama Quo Vado e sarà in sala a partire dal 1 gennaio. Noi di Fanpage abbiamo intervistato il protagonista del film, sentite che cosa ci ha raccontato. Quale compito indispensabile ha svolto in questo ufficio provinciale per 15 anni? Non si arrabbi. Non si arrabbi, questo è il compito. Sa dove la mando? Al circolo polare artico, fa freddissimo, va! Più di lo carato, di più! Chiusa la trilogia meteorologica arriva Quo Vado. Questi primi tre film li hanno consacrato un po' come il fenomeno cinematografico italiano del Giuliacci. Quanto è cambiato il Checco del primo film rispetto a questo? Vabbè, innanzitutto sono 13 kg di più che ho addosso e purtroppo a voglia mettere la maglia nera si vedono. Mi danno più soldi, che fa sempre piacere, che non fanno mai male. Adesso la macchina da presa per me è macchina da presa. Per il primo film dicevo: scusa, la telecamera la puoi mettere più là? E quello si incazzava, l'operatore diceva, inorridiva di fronte a certe cose. Cominciamo ad imparare sia io che Gennaro quelle 4-5 cose essenziali per fare un film. Checco, che vuoi fare da grande? Io voglio fare un posto fisso. Nel film Checco bambino gli viene chiesto che cosa vuole fare da grande. Che cosa te l'hanno mai chiesto anche a te quando eri piccolo? E che cosa rispondevi allora? No, e non cosa rispondevo... risponderesti adesso? Ci sono varie fasi della mia adolescenza, della mia giovinezza. E la fase calciatore. Poi c'è la fase jazzista, quella dai 14 anni in su, anche una piccola esperienza diciamo con un trio jazz per localini, una fase tremenda perché non c'era una lira, non si guadagna. Poi c'è la fase rappresentante di farmaceutici, e poi, però anche quando facevo il jazzista volevo fare il musicista, non riuscivo mai a fare un pezzo seriamente, dovevo sempre dire qualche cagata al microfono e notavo che era il momento di maggiore interesse, diciamo il picco del gradimento ce l'avevo lì, finché ho abbandonato tutto e ho intrapreso questa carriera. Sento l'accento di Bar, quando parlo mi faccio schifo. Beh, un po' che... Non c'è un plugin per togliere. No, che mi fa schifo l'accento di Bar, che proprio parlo così... Terribile, ma come fate a intervistare? Che facciamo? A comprare i biglietti, che finiscono, veloce. Cioè, quando è stata annunciata la prima data di Quo Vado, i fan di Star Wars si sono preoccupati. C'è stato... Saraffa. No, ti volevo dire, senti che cosa, guarda che cosa hanno fatto. Allora, della Cido si chiama Checco Zalone usa la forza e salva Star Wars, non so se la conosce, un gruppo, guarda che cosa hanno, scorre le foto così. Ah, fantastico. E quindi ti cito testualmente, chiediamo gentilmente al signor Zalone di posticipare l'uscita del suo film per non ritardare in Italia quella di Star Wars. Quindi mi chiedevo, visto che sei stato così gentile, se volevi rispondere ai ringraziamenti dei fan e invitarli a vedere Quo Vado, perché non è detto. Infatti. E se vuoi, per parlare il loro stesso linguaggio, io ho la maschera di Kylo Ren. Vabbè, dammela, me la metto. Io te l'ho proposto. Io non ho mai visto Star Wars. Non hai mai visto Star Wars. Quindi iniziare, questo è chi è quello cattivo. Questo è il cattivo di Star Wars. Il nuovo e il buono cattivo. Chi è? Come è Han Solo. Han Solo, ti faccio un po'. Dai, no, veramente. C'è spazio per tutti. Il problema è che mi hanno detto che è pure bello sto film. Non solo c'è, ma è anche bellissimo. Quindi complimenti. Quindi andare a vedere tutte e due. Andate a vedere tutte e due. Hai dichiarato che in televisione ti inibisce andare in TV. Ma pure mo mi sto inibendo. Andare sul web invece non... Ma il web, diciamo, non contate nulla. Quindi, quindi siamo più tranquilli. Sono più tranquillo, bugia. Anzi, è sempre più importante il web. Ma io li vorrei conoscere questi qua che scrivono un commento negativo. Vabbè, sono tutti positivi i commenti. Tu dici? Ma secondo me non fa. Che bella, sei tu? Sì, sono io. Questa è la giornalista, si è messa di spalle. L'unica che doveva stare di fronte invece si mette di spalle. Vabbè, grazie mille. Ciao Star Wars.